La tradizionale chiacchierata che segue la messa per il patrono dei giornalisti, San Francesco di Sales, quest'anno ha assunto le caratteristiche di un saluto da parte dell'arcivescovo. Monsignor Crepaldi, è noto, ha inviato la lettera di dimissioni già ad inizio autunno, dopo aver compiuto 75 anni. Al momento, ovattate voci di corridoio affermano che per quanto concerne il successore sarebbero pronti tre nomi, fra i quali il Papa sceglierà. Logico dunque che Monsignor Crepaldi oggi abbia tracciato un ritratto della città partendo dal 2009, quando si insediò. Quando sono arrivato mi sembrava una città marginale, adesso mi sembra una città che ha collegamenti, che sa quello che vuole e che veramente può andare avanti con ottimismo. L'arcivescovo, che dedicherà alla Chiesa in senso ampio il suo invito alla riflessione in vista della Quaresima, ha sottolineato alcune caratteristiche della diocesi triestina, a partire dal recupero di fedeli consistente dopo la pandemia, senza tralasciare le difficoltà di reperire preti sloveni per le parrocchie del Carso. Un rammarico non essere riuscito a dar vita ad una pastorale per gli anziani, laddove uno sguardo particolare Monsignor Crepaldi lo ha riservato ai giovani. Credo che sia un mondo ancora in ricerca, su cui la Chiesa deve investire tanto, non si riesce ad agganciarli. E dopo è sorprendente dall'altra, perché di fronte a determinate iniziative abbiamo delle risposte inaspettate e sorprendenti. Per esempio, dicevo della partecipazione alla Giornata Mondiale della Gioventù. Le iscrizioni che ci sono state sono veramente molte e consolanti.